Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Questo Pokémon fan game, questo Pokémon creato dai fan che ripercorre le avventure di Ash del cartone animato da Kanto fino ad Alola. In questa parte affronteremo il Monte Luna, dopo aver affrontato il percorso 3 ed aver preso alcuni repellenti. Guardate qui, abbiamo Butterfree, Pidgeotto e Pikachu tutti a livello 14. Sarà una dura sfida al Monte Luna, eh? Direi di mettere davanti Pikachu e usare lui come Pokémon leader. Detto ciò, entriamo nel Monte Luna. Eccoci. Come primissima cosa, cos'è che faremo nel Monte Luna? Usare un repellente. Esattamente. Non vogliamo Pokémon rompipalle. Andiamo a battere questo primo allenatore. Non ho bisogno di evolvere i Pokémon per batterti. Ne sei sicuro, caro il mio Pidgeomusk Kent? Infatti ha un Weedle a livello 11 che non ha mai fatto evolvere. Ecco, qui magari avrei dovuto mandare avanti qualcun altro, però usiamo un Thunderbolt. Ok, fortunatamente è morto. 103 punti esperienza. Mandiamo Butterfree. Eccoci qui. Quando possiamo facciamo prendere un po' di punti esperienza anche ad altri Pokémon, non solo a Pikachu ovviamente. Con un Gust dovrebbe farcela. Esatto, Gust e Raffica, eh. Tac. Perfetto. Forse avresti dovuto evolvere sì i tuoi Pokémon. Qui troviamo una pepita. E qui possiamo parlare a questa ragazza. Sono venuta qui per catturare dei Pokémon rari, ma tutto quello che trovo sono Zubat. True story, cara mia, true story. Andiamo in questa scaletta. Oh oh. Cosa stai facendo qui sotto? Abbiamo un avventuriero. Marcus. Con un Onix. Ma ormai gli Onix non ci fanno più paura perché il nostro Pikachu conosce Double Kick. Che non gli fa nulla. Va bene. Però lui usa Rage, quindi niente di particolarmente forte. E 225 punti, anche poco in realtà per Pikachu. Possiamo prendere un antidoto. E dovrebbe esserci forse anche un altro strumento, esatto. Sì, vogliamo mettere un altro repellente. Un revitalizzante, niente male, niente male. Risaliamo e andiamo su. Poi andiamo verso il basso. E qui abbiamo uno scienziato. I miei Pokémon sono definitivamente più forti. Ne sei proprio sicuro? Jovan Super Nerd? Con Magnemite. Anche contro Magnemite useremo doppio calcio. Perfetto. Thundershock non ci fa assolutamente niente. E direi di usare un Electro Ball. Dovremmo batterlo, no? Esatto, sì. Per non usare un altro doppio calcio. Voltorb. Voltorb, continuiamo con Pikachu. Assolutamente sì. E andiamo di Thunderbolt. Non è molto efficace. Ah, il nostro attacco speciale scende, quindi andremo con Double Kick. Guarda, continua a farci scendere il nostro attacco speciale. Allora, attacco rapido. Perfetto. Qui abbiamo la MT46, ladro, o meglio furto, non ladro. E qui abbiamo un etere nascosto nella roccia. Saliamo e incontriamo un altro Pidgeomusk. Vai, chi sei tu? Robby. Con Caterpie. Ok, con Caterpie direi che un Thunderbolt dovrebbe bastare. Esatto. E manderò un altro Caterpie, quindi direi di mandare Pidgeotto a questo punto. Vai, vai Pidgeotto. Gust. Ovvero Raffica. E un Metapod. Teniamo Pidgeotto e usiamo Raffica. Perfetto. Livello 15 per Pidgeotto. Continuiamo a salire. Il repellente è scaduto. Sì, ne useremo un altro. Li useremo tutti. Cioè non conta quanti ce ne sono. Questo sta cercando fossili rari. Qui non abbiamo niente, giusto? No. Ok, abbiamo solo sprecato passi del repellente. E qui c'è forse uno strumento nascosto? No, nemmeno. Allora andiamo avanti. Ah, abbiamo una pupa qui. Guarda il mio Clefairy, che bello. Sì, sì. Ho un doppio calcio pronto per il tuo Clefairy.
Bellino però che feria. Vai, double kick. Come scusa? Ah, perché è folletto. È vero, non è più tipo normale. È tipo folletto, quindi le mosse di tipo lotta gli fanno poco. Andiamo con Thunderbolt. Pikachu missa, davvero? Ok, Pikachu non missare, per favore. Non fallire gli attacchi. Quick attack. Niente. Oh. Colpiscilo, per favore. No, dai. Pikachu è morto. E niente. Questo Clefairy ucciderà tutti i miei Pokémon. Quick attack. Ok, vai. Pidgeotto riesce a buttarlo giù. Livello 16 per Pidgeotto. E questa pupa ci fa usare il primo revitalizzante della nostra partita. Vai, revive su Pikachu. Ecco, fatto. E una pozione. Perfetto. Come si esce da qui? Mi sono persa. Rimanici per sempre, stronza. Allora, il repellente lo mettiamo assolutamente. Qui troviamo un altro revitalizzante. E andiamo su questa scala. Come vedete, il Monte Luna è un po' diverso. Qui troviamo una pietra lunare nascosta. Sei la prima persona che vedo qui sotto. Ma in che senso? Da quanto sei qui, ragazzo? Cerca aiuto, piccolo Yoshi. Il Monte Luna, come vedete, è leggermente diverso, come ogni zona in questa... Acrom. Usiamo doppio calcio su Rattata. E Pikachu va a livello 16. Altro Rattata, altro doppio calcio. Vai, vai. Ottimo. E uno Zubat. A questo punto direi di tenere comunque Pikachu e usare un Electro Ball. Vediamo quanto danno fa questa Electro Ball. Ok, non male. Anche perché comunque Pikachu è relativamente veloce, quindi ci sta. Allora, proviamo ad andare di qua prima. Esattamente, un vicolo cieco con una fune di fuga. E se parliamo a questo ragazzo, ci dà l'MT8 Bulk Up, che dovrebbe essere Bullo, forse. Non ricordo di preciso. Andiamo a vedere già che ci siamo, dai. Bag. Nell'MT, ecco qui. Bulk Up. No, ok, gran fisico. Gran fisico. No, non volevo farlo. Gran fisico che alza attacco e difesa. Qui abbiamo un'altra pupa. I miei Pokémon sono più carini dei tuoi. Ma vai a morire. No, nel senso, sempre nel gioco, eh. Allora, contro Oddish direi di cambiare Pokémon e mandare Butterfree. Facciamo prendere un po' di punti anche a lei. O meglio, a lui. Fatto che questo Caterpie è maschio. Ok, lei usa acido e noi usiamo Gust. Tac. Assorbimento che non ci fa assolutamente nulla. Ecco fatto, easy. Livello 15 e Bellsprout. Teniamo in campo Butterfree. Perfetto. E abbiamo battuto anche Miriam. Proseguiamo. Qui c'è uno strumento nascosto. No. Continuiamo. E qui abbiamo un altro allenatore. Let's battle. Guarda com'è chat questo tipo. Che manda Grimer. Interessante Grimer. È la prima volta che lo vediamo. Ahi. E contro di lui userò un Thunderbolt. No, mi ha avvelenato. Vabbè, useremo un antidoto. Non c'è problema. Un altro Thunderbolt. Assolutamente un antidoto. Manda in campo un altro Grimer. Teniamo Pikachu, che è già avvelenato. Non può avvelenarmelo di nuovo. Mud Slap, davvero? Ok, questo può essere... può essere rompipalle come cosa, eh. Perché ci ha abbassato la precisione. Potremmo iniziare a fallire. E Voltorb. A questo punto cambiamo e mandiamo Pidgeotto.
Potrebbe essere un suicidio quello che ho appena fatto, perché Voltorb con un attacco elettrico ce l'ho sciotta probabilmente. Ok, forse no, perché è a livello 10. Noi useremo attacco rapido due volte. Ok, non paralizzarmi, è come non detto. Ok, questo allenatore ci ha abbastanza distrutti. Andiamo a curarci un po'. Tanto abbiamo queste cose giusto per usarle e non ha senso tenerli gli strumenti. E poi un antidoto. Ecco fatto. Pidgeotto rimarrà paralizzato, amen. Ce ne faremo una ragione. Qui abbiamo un avventuriero. Ok. Ci ha detto che i bambini come noi non dovrebbero andare in giro in un posto così buio. E qui abbiamo un etere nascosto. Ecco fatto, siamo vicini alla fine del Monte Runa, eh? Qui dove devo andare? Ah, ok, c'era l'uscita qui. Ok. Siamo usciti, siamo nel percorso 4. E nel percorso 4 non c'è niente che possiamo fare attualmente. Vedete, non ci sono nemmeno più allenatori, qui non possiamo salire. E possiamo solamente andare a Cerulean City, ovvero Celestopoli. Andiamo nel centro Pokémon e curiamoci. Così da finire questa parte. Abbiamo completato il Monte Runa. I nostri Pokémon sono tutti a livello 16, forse solo Butterfree a livello 15. Sì. Motivo per il quale metteremo Butterfree davanti per la prossima parte. E nella prossima parte esploreremo Celestopoli e faremo tutto quello che c'è da fare in questa città. Io ringrazio tutti per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!